del Moldova, insomma, sono quelle cose che poi noi attori italiani abbiamo nel corso dell'anno, penso, non so, decine e decine di provini che possono essere per film americani, film inglesi, no? E poi c'è quel momento che tu senti che ci devi andare, non lo so, io ultimamente poi non amo, proprio perché poi mi costa fatica avendo, insomma, una famiglia, avendo un figlio, andare all'estero così, no? E in questo caso poi senti che dice, vabbè, questa volta vado perché sento che è quella giusta. Poi ci sono tantissimi film dove non mi hanno preso, perché è ovvio, insomma, no? Poi il mio inglese non è perfetto, è ovvio, e per cui c'è sempre questo discorso di fare la straniera, no? Cioè, c'è sempre un accento e l'accento lo puoi togliere soltanto vivendo lì comunque. Però, cioè, comunque lavori con Anthony Hopkins, è Adesso non un... era un ruolo protagonista, a Però differenza posso dire una dell'altro. cosa, visto che è stato Dimmi. qui l'altra sera Giannini, questo film tutti mi dicono, hai lavorato con Anthony Hopkins? No, io poi ho fatto un film con Giannini Dopo. dopo, però qui ovviamente faceva mio marito. Beh, in questo film, poi non so quanto al cinema si noti, però io vi assicuro che Giancarlo Giannini si mangiava Anthony Hopkins, perché noi abbiamo veramente uno dei più grandi attori viventi, che è Giancarlo Giannini. Ed era un mostro su questo set. E veramente, poi Anthony Hopkins è uno che è concentratissimo, sta nel personaggio, per cui non, anche durante le pause non puoi mai parlarci. Invece Giancarlo è uno che fino a un secondo prima sa fare la battuta col macchinista, poi arriva là e recita. Ed è perfetto. E quell'altro era nervosissimo da questa cosa, si incazzava pure perché si diceva, ma questo come fa? E però è così, allora voglio dire, no? Già tante volte il metodo, per carità, Anthony Hopkins è uno dei miei attori preferiti, ha fatto dei film meravigliosi, però non Talento sempre. naturale è un'altra cosa. Esatto, capito? Per favore, la clip numero 5 è un